vicenda umana, quella dell'uomo poliziotto che si trova a volte a lottare contro le stesse istituzioni, le sue inefficienze, le sue convivenze, la sua burocrazia per affermare il primato della legalità. Due libri, dicevo, che spaziano dalla lotta alla mafia in Sicilia e non solo, alla lotta al terrorismo brigatista. Due mondi apparentemente lontani, ma forse più vicino di quanto si pensi, in cui sono affrontati con il pathos di chi li vive quotidianamente i mille problemi legati alla non sempre semplice e facile applicazione delle leggi penali. Quindi stasera toccheremo un argomento molto importante, però prima di presentare i miei ospiti, prego la regia di mandare la sigla. Un'esperienza anche oggi mi è capitata, che spero di capire fra qualche giorno. Buonasera ai nostri telespettatori. Allora cominciamo a presentarvi i miei ospiti. Gianni Palagonia, appartenente alle forze dell'ordine, scrittore, con molti anni di esperienza investigativa sia contro la mafia che contro le Brigate Rosse, avendo partecipato alle indagini sull'omicidio del professor Marco Biagi. Volevo ricordare però che Gianni Palagonia è lo pseudonimo con il quale un poliziotto vero, la cui identità deve rimanere anonima per ovvi motivi di sicurezza, racconta in due romanzi, Il silenzio e Nelle mani di nessuno, il suo lavoro che lui stesso definisce di sbirra antimafia. Ma con lui c'è anche il dottor Paolo Andrea Taviano. Ricordo magistrato con esperienza investigativa antimafia in zone calde come la Calabria e la Puglia. Già sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, dove ha seguito per procedimenti penali per conto della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, in ordine ad infiltrazioni camorristiche nel Lazio meridionale, nonché su presenze di appartenenti a formazioni terroristiche italiane ed internazionali. Relatore questa volta alla presentazione del libro Il silenzio, appunto, di Gianni Palagonia presso la Biblioteca Comunale di Cassino nello scorso mese ottobre. Grazie a tutti e due per essere intervenuti in trasmissione e volevo rivolgere la prima domanda chiaramente a Gianni Palagonia e voglio chiedergli come nasce questa sua esperienza di scrittore. Questa esperienza nasce perché avevo un sogno nel cassetto, quello proprio di scrivere un libro, raccontare un po' le vicende legate alla mia esperienza professionale. E quindi ho cominciato a raccogliere nel tempo vari appunti nella mia agenda di servizio e un giorno ho deciso di mettere tutto insieme, nero su bianco, e sono usciti fuori Il silenzio e Nelle mani di nessuno. Palagonia, nel silenzio lei affronta un grosso problema legato alla mafia, all'istruzione dei commercianti e alle imprese, il cosiddetto pizzo. Che incidenza ha sull'economia di un territorio, secondo lei? Beh, è ovvio che il mafioso deve riciclare soldi il più possibile, deve pulirli, quindi apre attività commerciali, in genere predilige centri commerciali, comunque dove si vende, dove diciamo, si vende al consumo, dove si vende dove la gente ha bisogno di consumare giornalmente, quindi appunto,
supermercati, bar, ristoranti. Danneggia decisamente l'economia perché è una falsa economia. L'obiettivo è quello di riciclare soldi, non importa insomma, di fare qualcosa per il bene della collettività e della società. I negozi aprono e chiudono nel giro di veramente pochissimo tempo, nessuno se ne accorge. O se si accorgono, magari molti non riescono a spiegarsi il perché. E molte persone perdono il lavoro perché di fatto vengono assunti, ma in un breve periodo vengono poi mandati via perché il negozio chiude e magari vanno ad aprire un'altra attività da un'altra parte. Quindi quello è il loro obiettivo. Bisogna dire anche che oggi molti mafiosi fanno assumere personale da loro protetto da negozi che gestiscono persone per bene, così evitano di far arrestare qualche disgraziato che va a ritirare il pizzo. Questo è uno dei trucchi che utilizzano negli ultimi periodi. Passiamo adesso al dottor Taviano. Lei nel mese di ottobre, abbiamo detto già prima, ha curato appunto la presentazione di questo libro, Il Silenzio. Riusciamo a farlo vedere dalla regia? Eccolo qui, vediamo, lo riusciamo ad inquadrare. E questo è avvenuto presso la Biblioteca Comunale di Cassino. Durante la presentazione, io mi ricordo, lei si è soffermato su un problema. Qual è il problema? Il problema dei pentiti. Ma perché? I pentiti sono un po' gioia e dolore di chi si occupa di antimafia, perché da un lato va riconosciuto sicuramente un grosso merito alla legislazione sui pentiti, perché ha consentito di scoperchiare grosse pentole, e soprattutto perché così come è strutturato il reato di associazione mafiosa, che si fonda sostanzialmente sul rapporto omertoso degli affiliati e quindi sulla discrezione, sul silenzio, come appunto dice il libro, il problema dell'investigatore in questa materia è proprio quella di scardinare questa omertà e di cercare di capire le dinamiche all'interno dell'associazione e all'interno del territorio. E questo lo puoi fare esclusivamente o comunque in gran parte se c'hai qualcuno che dall'interno ti spiega come funziona il fenomeno. Quindi da questo punto di vista qua sicuramente va riconosciuto un grosso merito al tema dei pentiti. D'altro canto però è un tema che comporta dei grossi rischi, perché bisogna interrogarsi, ma quando noi parliamo di pentito, meglio, quello che tecnicamente viene definito collaboratore di giustizia, stiamo parlando veramente di una persona che a livello umano e morale si è pentita di quello che ha fatto oppure no? Le statistiche ci dicono che nella maggior parte dei casi non è così, perché è una scelta che molti personaggi fanno, una scelta a volte di comodo per avere dei vantaggi di carattere processuale, perché non ci dimentichiamo che i pentiti molte volte sono persone che hanno svolto attività di killer, quindi hanno ucciso, hanno certo. Molti omicidi da dover pagare alla giustizia. E quindi molte persone vengono attratte dalla